If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing you are my only one. Oh my, days. Life is wonderful. Life is wonderful. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you. È l'ultima partita della stagione 2018-2019 che giocheremo in casa qui allo Stadio Mareotti, salvo poi eventualmente qualificarsi per i playoff, ma di questo eventualmente ne parleremo più avanti, anche se l'impegno al momento è concentrarsi sulla partita di oggi che giocheremo appunto qui in casa allo Stadio Mareotti contro i biancorossi della Coepelle di Santa Croce sull'Arno. Arriviamo qui allo Stadio Mareotti, siamo per l'ultima partita casalinga della stagione, dopo aver pranzato in città presso l'hotel Tamerisce Principe, che non solo è uno degli hotel più conosciuti in città, ma anche una struttura che è particolarmente legata ai colori biancocelesti. Perché la proprietà della famiglia Pancioli è stata anche a capo della società biancoceleste intorno agli anni 70, quando ci portarono dalla promozione fino addirittura ai professionisti in Serie C2. Quindi grazie al dottor Eugenio Pancioli per l'ospitalità, che è stata grandissima e apprezzatissima. E adesso dunque siamo qui alla Stadio Mareotti per l'ultimissima giornata in casa di questa stagione, 29esima giornata di campionato. Calling some voices around, there's little things to be found, everywhere you turn on this, signs from the universe, and if you need to fly, I tell you there's no need to have a sky, step outside from that broken door. Hide and do no more. A livello di persone e ambiente è una piazza che ricordo sempre con molto piacere, a partire dal direttore fino ad arrivare ai tanti amici che ho, che non sono stati semplici compagni, ma come tutti ben sapete c'ho molti amici di là, uno tra tutti Roberto, ma anche Tommaso Panelli, Mirko e altri, e nulla, ricordo con molto piacere Piazza Montecatini. Oggi è una partita per noi molto importante perché ci gioca tanto e sì, trovo il mio fratello, speriamo che non mi dia tante botte, però dai, speriamo sia una bella partita e che vinca il migliore. Sì, ciao. Lui è uno dei miei amici. Everywhere you turn on this, signs from the universe. I nostri aironi biancocelesti alle nostre spalle che si stanno scaldando, partiamo con Leonardo Cappellini in porta che prenderà il posto di Matteo Bellini, fresco di convocazione in rappresentativa. Partiamo con un 3-4-3 dove troveremo in attacco il trio Tempesti, Fidi e Pagano. Mancheranno i due squalificati, Agostini e Panelli. Mentre è iniziato a piovere sullo Stadio Mareotti, si sta scaldando alle nostre spalle anche la formazione della Coepelli, nella quale troviamo con piacere Lorenzo Tempesti con noi nella scorsa stagione, fratello di Pietro, quindi sportivamente parlando possiamo dire che tra pochi istanti qui sul Mareotti ci sarà uno scontro fratricida fra i due fratelli Tempesti. Capitano della formazione biancorossa, Simone Casciali, l'ottimo Simone Casciali, tra l'altro fratello dell'indimenticato e indimenticabile Matteo con noi 3 stagioni fa.
diamo le preventive, di là, dietro, noi tre, diamo sempre la sensazione che può passare la palla. Piuttosto che non giù perché scivola, non la facciamo battere, in terra, non la facciamo battere. Mentre aumenta la pioggia sul Mariotti, tutto è pronto per entrare in campo, tutta retina la terna arbitrale, l'arbitro sarà il signor Yuri Gallorini di Arezzo, e allora come sempre, forza bianchi celesti. Siamo andati sotto, poi abbiamo fatto 2-1 e abbiamo rischiato di fare il 2-2 almeno 2-3 volte, quindi la partita l'abbiamo giocata. È ovvio che quando poi si gioca così con un orecchio anche a quelli che sono gli altri risultati, è normale che magari un po' di concentrazione viene a mancare. Il bilancio, siamo quinti, un ottimo campionato, 49 punti con una partita ancora da giocare. Se non sbaglio la Lianese l'anno scorso vinse il campionato con 56 punti, quindi abbiamo fatto un ottimo campionato, peccato che abbiamo trovato due corazzate, il Grosseto e il Fucecchio, che hanno fatto tanti punti e hanno messo la forbice per questo terzo posto che non consente a nessuno di fare play-off, soltanto al Fucecchio.